Buon giovedì 20 luglio, vi ricordo l'appuntamento di oggi alle 16 per il laboratorio e alle 18:30 per la scuola. Mi rendo conto che è un periodo di vacanze, molte persone non ci sono presenti, ma possono comunque collegarsi online. È importante mantenere e testimoniare la dimensione della continuità e della perseveranza. La nostra operosità deve essere perseverante, continua, non discontinua. Ovviamente lasciando grande spazio anche alla dimensione del riposo, della gaiezza, del gioco. Non siamo votati a vivere nella seriosità assoluta. Il Vangelo ci ricorda come Gesù ci invita a rivolgerci a Lui come soggetti affaticati e oppressi. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e troverete ristoro. Il mio giogo è dolce. Questa è una sottolineatura fondamentale. Non vi prometto una vita senza difficoltà, ma io renderò la vostra vita difficoltosa dolce perché rassicurata da questa accoglienza nella dimensione dell'amore. L'amore che contiene in sé tante sfaccettature, una delle quali è l'amicizia. Ed è di questo che oggi parleremo. Non so se riusciremo a esaurire il tema perché è così complesso e importante che richiederà sicuramente molti approfondimenti. L'amicizia che non è fondata sugli interessi. Sugli interessi si costituiscono le società, si è soci. In quel caso le amicizie durano fin tanto che perseverano gli interessi. L'amicizia è disinteressata, nel senso che è all'insegna di una gratuità esistenziale, non meramente economica. E nella gratuità esistenziale c'è anche il nostro rapporto con la dimensione del denaro. Perché se io sono sostanzialmente liberato dall'ansia del denaro, lo riconduco alla sua funzione di negoziatore dell'utilizzo delle risorse, allora in questo modo io mi propongo di condividere il denaro nella dimensione della gratuità esistenziale, cioè dell'amicizia. Sacrifico qualcosa di me con dolcezza, facendo in modo che nel gesto di condivisione del denaro si realizzi la possibilità concreta di vivere in una dimensione comunitaria caratterizzata dal bene comune. Non è un programma politico, è una proposta culturale, esistenziale, che dovrebbe caratterizzare la transizione ecologica. Il richiamo che viene fatto con insistenza da parte dei competitor elettorali relativamente alla grottesca presidenza dell'Associazione Italiana dei Club Ecologici Territoriali, la sottolineatura che viene fatta in questa competizione, lo ripeto, relativamente alla gratuità, è una condizione fuorviante, ingannevole e manipolativa. Perché il denaro è una condizione che misura sostanzialmente la nostra disponibilità alla condivisione e garantire nel bene comune la possibilità di ciascuno di esprimere pienamente le proprie capacità e le proprie risorse senza essere attanagliato dall'ansia della precarietà. Questo non è qualcosa che riguarda semplicemente una condizione sindacale, riguarda prima di tutto una postura esistenziale che bussa al cuore e alla coscienza di ciascuno di noi, che ci mette in guardia dalle nostre tentazioni di costruire privilegi che teniamo ben stretti alla nostra realtà e che di fatto sottraggono risorse agli altri. E qui scatta la dimensione dell'amicizia, un'amicizia che ci
ci pone nella dimensione del servizio che significa terapia. Voglio sdoganare questa parola, anche la parola terapeuta, perché in greco servitore e terapeuta, il terapon è colui che si mette al servizio dell'altro nella dimensione appunto caratterizzante l'amicizia. Il terapeuta e il servitore del club non rappresentano delle funzioni professionali. Non escludono ovviamente la possibilità che anche i professionisti possano mettersi nelle condizioni di essere terapeuti e servitori e anche concorrere insieme a ogni membro del club alla costruzione di una cultura alternativa rispetto a quella esistente e soprattutto una cultura che non si cristallizza in una ideologia, ma che applica i principi della transizione ecologica, che significa entrare nella dinamica di una evoluzione della vita che non dipende da noi. Questi sono gli elementi che dovrebbero caratterizzare il mondo del club, accogliendo anche quell'invito che abbiamo colto nel Vangelo di qualche giorno fa, quando Gesù con molta determinazione afferma: "Non sono venuto a portare la pace, sono venuto con la spada", per dividere la relazionalità parentale autoreferenziale. Ve la traduco un po' così, ovviamente questa è una mia interpretazione, ma il testo è molto chiaro a tale proposito, perché parla di genitori, figli, nuore, suoceri, tutta quella parentalità intrecciata che poi noi abbiamo così ideologizzata nell'idea della famiglia, tanto che oggi il club è caratterizzato le famiglie parlano, no, parlano le persone. E speriamo anche divise rispetto a una relazionalità omogeneizzanti, omologanti. Sono temi molto importanti che ci riportano appunto alla dimensione dell'amicizia e della funzione terapeutica che deve essere ben presente nel club. Altrimenti cadiamo nella trappola di una mutualità un po' fine a se stessa, di una forma quasi edulcorata dell'esperienza del club, che si sottrae attraverso atti di omissione alle grandi contraddizioni della vita, anche alle dimensioni delle sofferenze più dure. Abbiamo bisogno sì di parole dolci, ma anche di parole forti, quelle che ci insegna Frantz Fanon, laddove afferma che le parole qualche volta devono essere un po' anche come proiettili. Non è un linguaggio guerrafondaio, attenzione. È un linguaggio che riporta la parola alla sua funzione di perturbante necessario relativamente alla stagnazione della nostra coscienza, che è sempre tentata dall'egocentrismo e dall'autoreferenzialità. E ieri ho acquistato un libro di Luciano Manicardi, monaco della comunità di Bose, La passione per l'umano, di questo tratta questo libro. Nell'introduzione l'autore afferma come un monaco, esperto umanista e filologo, biblista, abbia intrecciato la sua esperienza con quella della psicoterapia, di cui ho parlato ieri, che voglio riprendere anche oggi. Ripeto, psicoterapia, cioè terapon dell'anima, servitore dell'esperienza dell'anima. In questa introduzione, che presenta un po' la struttura del saggio, fa riferimento ai tanti riferimenti alla letteratura, e in particolare a quei romanzi, saggi, poesie, che contengono in sé parole forti, che ti scuotono. Noi abbiamo bisogno di essere scossi alle radici, abbiamo bisogno di intenzioni divisive per uscire da quelle forme di collettivismo. Privato o pubblico che sia, non cambia assolutamente niente. Che sia il collettivismo, che so io, di un paese che pensa di aver interpretato il comunismo, che sia il collettivismo neofascista, non cambia assolutamente nulla. Il collettivismo impedisce, come ci insegna Simone Weil, di attingere al sacro. Ma come possiamo far sì che
sfuggiamo a questa tentazione rassicurante del collettivismo che promette sicurezza e coarta la libertà. Dobbiamo passare attraverso la persona, trascendendo dalla persona stessa. Ecco, questo è il compito del servitore nella dimensione dell'anima, di una esperienza d'amore, perché la psicoterapia è una esperienza d'amore, che deve fare i conti con la necessità di trascendere quella stessa esperienza. Perché laddove Gesù si propone come spada divisiva, si afferma anche che la necessità fondamentale dell'esistenza umana è l'amare nella trascendenza. Se mi amerete meno di quanto amate le vostre relazioni parentali, non sarete degni di me. Questo è un invito a spostare la dimensione dell'amore nella trascendenza, ma questo richiede un processo di meditazione e di discernimento, costante, perseverante, giorno dopo giorno, perché la tentazione autoreferenziale è sempre dietro l'angolo ed è intessuta anche qualche volta da belle parole. Le famiglie no, parlano le persone e ogni persona, indipendentemente dal proprio grado di acculturazione, dai ruoli acquisiti nelle società, dall'essere più o meno professionisti nell'ambito sanitario o di altri ambiti, ognuno dovrebbe fare una esperienza di cura dell'anima, di psicoterapia, in questa prospettiva di sconfinamento dall'egocentrismo. Una esperienza qualche volta anche da ripetere, continuativa, ma che deve avere anche un suo termine, non fino ai fiori come si afferma per quanto riguarda l'esperienza dei club, ma anche fino ai fiori, nel senso la potenzialità della ricaduta è sempre presente e la prima forma della ricaduta è l'egocentrismo, è l'errore epistemologico segnalato da Gregory Bateson che ci porta inevitabilmente a esercitare, o tentativo di esercitare, la potenza del controllo che include in sé la forza devastante del potere. Ecco perché non dobbiamo temere la psicoterapia e anzi i club oggi dovrebbero insistere per creare condizioni nei centri funzionali territoriali, non in un'astratta istituzione che fornisce prestazioni. No, dentro alla propria auto-organizzazione comunitaria, che appartiene alla comunità locale, dovrebbero indicare la presenza di momenti di meditazione e trascendenza in una relazione di amore, di amicizia vera, autentica, reale, caratterizzata proprio dalla capacità di sacrificare se stessi per l'altro. Significa abdicare rispetto alla nostra tendenza egocentrica, creare le condizioni perché la gratuità esistenziale si esprima soprattutto nel valore simbolico del denaro, se no diventa una gratuità del tutto astratta, pseudo-pauperista, ma che in realtà, come ho ricordato in questi giorni, esprime semplicemente il desiderio dei cosiddetti arrivati, dei privilegiati, di quelli che hanno un sacco di opportunità e che non si rendono conto che la stragrande maggioranza della popolazione arranca nella precarietà, ha grandi risorse ma non riesce a esprimerle. Per dare questa opportunità dobbiamo fare i conti con il denaro. Per questo rigetto qualsiasi tentativo autocratico, dispotico, di imporre regole che eludano la questione del denaro, perché la generosità di una persona, la sua tensione verso la gratuità si esprime proprio attraverso la condivisione dei beni comuni. Sono fatti anche di strumenti necessari per negoziare la disponibilità delle risorse, per usufruirne, per soddisfare i nostri bisogni. Pertanto, evitiamo
forme ideologiche che sono indegne di un movimento il quale parla di ecologia sociale antropo-spirituale. L'amicizia si gioca anche e soprattutto nella dimensione del denaro. Ecco perché dare del denaro, dare cioè una parte del proprio denaro, che siamo pronti a dissipare in comportamenti consumistici. Pensate a quanto spende una persona che beve, fuma, gioca, non so, a fare delle scommesse, al gratta e vinci o alle macchinette per cercare di guadagnare tanto denaro. Quanto spende? Guardate tanto. Anche quando ha teniamo presente che l'80% della popolazione ha uno stipendio che si aggira tra i 900 e i 1300 euro. Gli affitti oscillano tra i 400 e i 700 euro, parlando di abitazioni non particolarmente lussuose. Però la disponibilità di denaro da dissipare nel comportamento voluttuario, qualche volta anche voluttuoso, è molto elevata. Si rischia di andare a sperperare il 50% del denaro. Evitiamolo e investiamo perché ci sia la disponibilità di una cura dell'anima, di una psicoterapia che nella dimensione dell'amore, dell'amicizia, ci porti a sconfinare rispetto alla nostra tentazione egocentrica, quella tentazione che ci impedisce di attingere al sacro, alla trascendenza, a quell'affermazione di Gesù. Amare me più di tutto questo che avete intorno è la precondizione per essere degni di me ed è un amore nella trascendenza, non nell'autoreferenzialità, nella trascendenza. E questo ci porta alla realtà di andare oltre la persona stessa, non solo oltre, sconfinando la dimensione collettivistica che può essere rappresentata simbolicamente anche dalla famiglia mononucleare, una forma di collettivo, un collettivo che impedisce di attingere al sacro. Dopodiché passiamo attraverso la nostra maschera, la persona, sì, persona vuol dire maschera, che dobbiamo assolutamente toglierci, dobbiamo fare la fatica di toglierci, facendo un percorso di psicoterapia che non ha nessuna intenzione di forgiare l'altro a qualche immagine e somiglianza di normalità e neppure ha una intenzione di emendare qualcosa che ci riguarda relativamente ai nostri difetti. Questi vanno accolti e riletti in termini di potenzialità critica inconsapevole nei confronti della cultura dominante. Anche la sintomatologia psichiatrica parla di questo, ma viene sostanzialmente silenziata, silenziata attraverso il confinamento nei luoghi cosiddetti di cura e di diagnosi, viene silenziata attraverso la psicofarmacologia, propinata in maniera piuttosto discutibile da parte degli esperti, che tutto fanno tranne fare esperienza di condivisione di una lettura della sintomatologia come monito rivolto a ciascuno di noi, compreso ovviamente il professionista della cura, ognuno è chiamato a trascendere se stesso e farsi trasformare in una relazionalità che incontra la dinamica evolutiva in costante trasformazione. Allora sì, quei legami diventano quel giogo leggero di cui ci parla Gesù. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e troverete ristoro. Questo è il significato autentico, sia della psicoterapia sia del CLEP, quando entrambi sanno leggere la realtà attraverso una chiave di lettura che sia incline alla visione ecologico-sociale antropo-spirituale. Questo è un discorso che riguarda ciascuno di noi. Dotti o ignoranti che siamo, ognuno è chiamato a diventare servitore, cioè amico. Terapeuta vuol dire esattamente la stessa cosa. E
E attenzione, questo richiede non una posizione definita da un percorso di formazione a termine, ma un percorso formativo per tutta la vita, costantemente intriso da elementi perturbanti che ci sollecitano alla trasformazione e al cambiamento. Il club fino ai fiori, la psicoterapia, magari con discontinuità, ma come potenzialità possibile, come risorsa necessaria nel sistema dei club, che ha una particolarità che non riguarda assolutamente medicalizzazioni e psichiatrizzazioni, riguarda la multidimensionalità delle risorse e delle sofferenze umane, che riguarda la possibilità attraverso la parola di perturbare le coscienze in una relazione di amore autentica. Non abbiamo paura di questo, se ci poniamo in una posizione coevolutiva e trasformativa. Avremo paura se siamo chiusi in noi stessi, se addirittura trasformiamo il servitore insegnante in una sorta di rappresentante e tutore dell'ordine costituito, magari celebrato dalla politica. Quanto bravi siete voi, servitori insegnanti volontari, che gratuitamente date il vostro tempo. Ecco, questi discorsi retorici, per favore, teneteveli per voi, politici ipocriti, che non sapete assolutamente legiferare per la giustizia, perché non avete la giustizia dentro di voi, avete l'ordine giuridico, non siete nella dimensione dell'amicizia. Quando la declinate, ingannate voi stessi e il mondo. Ma questo che riguarda la politica non può non rappresentare un punto critico della nostra esistenza. E pertanto, io credo che l'esperienza concreta della comunità coevolutiva delle persone che sono membri di club sia caratterizzata proprio dalla presenza di questa amicizia che va coltivata, non va lasciata al caso. L'amore non è un mero sentimento emozionale. L'amore è qualcosa che trascende i sentimenti e le emozioni, che passa attraverso i sentimenti e le emozioni. È un luogo di apprendimento continuo, di trasformazione. E abbiamo estremo bisogno di professionisti della cura nel club, di una cura però che sia all'insegna della trascendenza, che abbia il coraggio di esprimersi in termini autenticamente sovversivi, ribelli rispetto a questa cultura dominante che purtroppo si annida anche in quelle dimensioni suggestive della gratuità. Non c'è gratuità se non c'è considerazione critica nei confronti del denaro. E critica significa disponibilità a condividerlo. Se non c'è questa disponibilità a condividere, attenuare i privilegi che si sono concentrati nelle mani dei pochi, questo riguarda sia le dinamiche istituzionali ma anche i rapporti tra le nazioni, i nostri privilegi ai quali siamo profondamente attaccati. Si sono generati attraverso la desertificazione degli altri, attraverso la carestia e la guerra imposta alle altre popolazioni. Oggi ci preoccupiamo ovviamente per una guerra che è qui vicina e che continua ad alimentare sperpero di denaro, miliardi e miliardi di denaro devoluto alla costruzione di armi, anziché alla costruzione di un processo di pacificazione. Vedete, anche in questo caso non c'è da discutere relativamente alla gratuità, ma relativamente all'economia, e l'amicizia si gioca soprattutto nella disponibilità a essere disinteressati. E credo che la valenza simbolica del disinteresse è proprio nella condivisione del denaro e nel riconoscimento che a ciascuno sia dato il giusto per ciò che fa, relativamente alla dimensione dell'amicizia e dell'amore per il prossimo, il riconoscimento di ciò che fa perché sia garantita la propria dignità di vivere nella sicurezza del bene comune e contemporaneamente nel rispetto della sua assoluta autonomia. Piccoli argomenti, ovviamente,
detti in maniera confusa, di una mattina d'estate, ma che dovrebbero, a mio parere, sollevare domande da sviluppare. Non ci sono ricette organizzative, ma facciamo sì che queste parole forti scuotano le incoscienze. Luciano Manicardi, monaco della comunità di Mose, è stato anche priore di quella comunità, ha recentemente pubblicato un libro che riguarda la passione per l'umano. Nell'introduzione ricorda come l'insieme di saggi raccolti in questo testo rappresentano l'incontro tra un monaco biblista, esperto in scienze umanistiche e in filologia, l'incontro di questo monaco con la dimensione della psicoterapia, della cura dell'anima. Lo fa passando attraverso anche la letteratura, l'arte dello scrivere, il romanzo, la poesia, e trova elementi essenziali proprio in quei romanzi, in quelle poesie che esprimono parole forti e scotenti, belle esteticamente, ovviamente, ma non necessariamente edulcoranti le condizioni umane. Parole forti che mi fanno ricordare anche una espressione di Frantz Fanon, laddove afferma che le parole qualche volta devono essere come proiettili, devono colpire. Certo, un linguaggio che richiama la dimensione della guerra e della lotta. Noi che amiamo la pace, ovviamente facciamo fatica a declinare queste parole, ma in questo caso è la forza della parola che si trasforma in lotta, che scuote le coscienze intorpidite dell'autoreferenzialità. Abbiamo bisogno non di cuoricini da mettere nei social, da quella retorica dei buongiorno, buonanotte che troviamo in Instagram, in WhatsApp, tutte quelle forme più o meno edulcorate delle realtà sociali virtuali, cuoricini, geroglifici di ogni genere, e per me che tra l'altro ci vedo poco, è sempre molto difficile interpretare, faccette piagnucolose, sorridenti, gaudenti, tutte queste robe qua. Guardate, sono una melassa insopportabile, una mielosità che ammorba la potenzialità reale dell'amicizia, che ha bisogno di schiettezza, di parole forti, di spade e di trascendenza della dimensione dell'amore. Questa è l'amicizia. L'essere autenticamente servitore e terapeuta vuol dire la stessa identica cosa. Ed è una funzione che noi siamo chiamati a esercitare. Indipendentemente e in conformità a ciò che l'etica ci impone, formalmente e informalmente, perché attenzione, non tutti coloro i quali sono formalmente psicoterapeuti, in realtà lo sono. Penso a una condizione piuttosto grottesca che riguarda la psichiatria. Se tu ti specializzi in psichiatria, sei automaticamente psicoterapeuta, senza aver fatto nessun percorso di interiorizzazione dell'esperienza dell'incontro dell'altro nella sua dimensione di sofferenza esistenziale. No, sei autorizzato perché? Perché l'istituzione ti ha definito medico e psichiatra, punto e basta. Poi se tu vuoi fare un tuo percorso, libero di farlo. Però sei autorizzato a definirti psicoterapeuta. Per i psicologi non è così. Devono fare una specializzazione specifica. Ma in questo sono costretti a sottostare a ciò che impone il mercato della formazione. E a quel punto si acquisisce un titolo che ti autorizza a fare delle cose, magari anche con un po' di supervisione, ma contemporaneamente è il titolo che ti definisce come psicoterapeuta, anche se poi magari in realtà non sei assolutamente disposto a metterti in discussione. Pertanto, non è garantito che chi è formalmente psicoterapeuta in realtà lo sia.
Così come non è garantito che chi non è formalmente autorizzato a essere psicoterapeuta in realtà non lo sia. Ma entrambe le condizioni, la formalizzazione istituzionale e l'informalità esperienziale, devono fare i conti con la disponibilità o meno di mettersi in discussione, di sfuggire a qualsiasi tentazione autoreferenziale ed egocentrica che celebra se stesso come capace oltremodo di essere interprete della empatia, della relazione che comprende l'altro, che ti fa sentire l'altro dentro a te stesso. Attenzione, perché il concetto di empatia è un concetto interessante da un punto di vista neurobiologico, ma molto spesso fuorviante relativamente al significato che può essere espresso nella cura dell'anima. È un elemento che dobbiamo imparare a approfondire, non darlo per scontato o essere addirittura un'occasione per rappresentare i club come autenticamente fondati sul presupposto scientifico. La neurobiologia dell'empatia riguarda qualcosa che attiene alla nostra costituzione esistenziale corporea, non riguarda solo noi umani, ma anche altri viventi su questo pianeta. E dovremmo incominciare a riflettere non solo sul mondo animale, ma anche su quello vegetale, per rivisitare criticamente il concetto di empatia che ci riporta inevitabilmente a un'altra dimensione, quello dell'apprendimento, che significa sostanzialmente liberazione costante dalla nostra tentazione autoreferenziale che ci impedisce di attingere al sacro. Ecco, mi rendo conto che ho introdotto fin troppi elementi, ma oggi io credo sia estremamente necessario, soprattutto in questo periodo estivo, di trasformare queste giornate in una scuola permanente estiva, che approfondisce queste cose, che trascende la stessa organizzazione relazionale del mondo dei club, facendo sì che vi sia una costante divisione per testimoniare la perseveranza nel processo trasformativo. È molto importante fare questo, perché gran parte della multidimensionalità della sofferenza umana è proprio caratterizzata dalla cristallizzazione dell'esistenza in una dimensione paranoico-difensiva. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo sentirci liberi, essere accolti in quella frase del Vangelo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, il mio giogo è leggero, la fatica non ve la risparmio, ma sarà leggera perché sarà trasformativa, perché sarà all'insegna della dimensione della condivisione, dell'amicizia, del servizio, della terapia, che non significa forgiare gli altri a nostra immagine e somiglianza, significa spogliarci di qualcosa che ci caratterizza, per attingere alla dimensione del bene comune nella trascendenza. Sono fatiche, giochi leggeri che ci riportano a quel ristoro accogliente di cui ci parla il Vangelo. Buona giornata a tutte e a tutti.